Ci siamo? Direi che possiamo iniziare. Bene, buongiorno a tutti. Grazie intanto per la partecipazione. Scusatemi, ecco, grazie per la partecipazione. So che siete molto numerosi, questo è il secondo appuntamento e ogni giorno cerchiamo di migliorare quei piccoli accorgimenti tecnici per rendere più facile e più fruibile questa presentazione. Vi consigliamo di, una volta che iniziate la visione, di mettere il vostro schermo appunto a visione intera in modo da rendere più facile e più leggibili le immagini. Allora, questo è il secondo appuntamento ed è dedicato ad un tema estremamente interessante ed attuale che è appunto il tema dei tetti verdi. E vorrei prima di tutto presentare il relatore, che è il dottor Maurizio Crasso, che è il direttore di Arpo Verde Pensile, fa parte del board esecutivo dell'Associazione Italiana Verde Pensile ed è sicuramente l'espressione di una delle nostre eccellenze italiane in questo settore. La relazione di oggi è una relazione, diciamo, tecnico-progettuale. Per cui le domande che man mano verranno poste, vi prego di scriverle nel post di Facebook e io, nel mentre il dottor Crasso appunto racconterà, avrò modo di sottoporgliele. Vi ringrazio e do subito la parola al dottor Crasso. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Essendo un evento unconventional, allora faccio anche una cosa un po' unusual, diciamo così, come faccio una premessa. Innanzitutto ringrazio la dottoressa Cappelletti per averci coinvolto in questa esperienza interessante sicuramente, visto anche la ricaduta dei partecipanti, mi sembra una cosa molto, molto ben riuscita, anche se magari ancora qualcosina tecnicamente, ma è poco importante. In questo momento sicuramente viviamo tutti, no, ad un'esperienza particolare, cosa che nessuno di noi ha mai sperimentato finora, no? Quindi è una cosa nuova che ci fa sì che rimaniamo a casa e non so se capita anche a voi, ma per me i tempi sono un po' dilatati. Molte telefonate che magari in tempi normali uno spende, dedica 5 minuti, possono diventare anche 20, anche mezz'ora. Ma perché? Perché c'è forse il tempo di riflettere un po' e per metterci un po' in discussione, e confrontarci con altre persone magari che sentiamo un po' meno e quindi vedere anche sondare se ci sono nuove opportunità. Allora, in quest'ottica, noi come Arpo in generale vi proponiamo un approccio progettuale diverso, in cui il verde pensile non è più come dice qualcuno ancora, il pratino sul tetto, e viene relegato insomma a un ruolo più estetico e fruizionale. Chiaramente uno fa il terrazzo verde, se lo gode sicuramente è una bellissima cosa, una bellissima esperienza, ma oggi il verde pensile è qualcosa di diverso, è diventato qualcosa di diverso. Il verde pensile oggi è un qualcosa che è caratterizzato da una serie di funzioni tecniche ed ecosistemiche. E la cosa più importante, si integra proprio per queste sue caratteristiche, per queste sue performance, si integra con gli altri aspetti progettuali, che sono l'aspetto, ovviamente, tutti gli aspetti architettonici, ma anche gli impianti, perché vedremo come il verde pensile si sinergizza con gli impianti termotecnici, con il discorso di evacuazione delle acque piovane, eccetera, con il discorso strutturale e anche con la destinazione d'uso delle superfici. Quindi quello che cercherò in questa breve presentazione è di cercare di darvi un incipit per approcciare il verde pensile in maniera diversa. Quindi partiamo con quella che potrebbe essere una definizione di verde pensile. Innanzitutto il verde pensile è solamente una delle tecniche che fanno parte delle urban green infrastructure, cioè delle infrastrutture verdi urbane, che a loro volta fanno parte della grande famiglia delle natural based solutions, che sono chiaramente tutto quello che riguarda le tecniche che si possono utilizzare nel verde, a partire dall'ingegneria naturalistica, i boschi, i parchi e quant'altro. All'interno di questo, a livello urbano,
proprio per questa capacità di dare delle prestazioni. Ormai si parla di infrastrutture verdi, quindi degli elementi che possono fare offrire un qualcosa di diverso, un qualcosa di prestazionale. Nell'accezione più attuale, il verde pensile è considerato proprio un tipo di tetto, alla stregua di un tetto di lamiera, di coppi o un tetto esposto, eccetera. Quindi è un vero e proprio subsistema edilizio, che è costituito proprio per la definizione di sistema da un'aggregazione di sistemi di elementi che nell'insieme forniscono determinate prestazioni. Quindi non è più un qualcosa che è un assemblaggio di strati, ma è qualcosa da considerare nel suo insieme. Dove risiede oggi la regola dell'arte? Noi nel 2007 abbiamo fatto una norma in Italia che è un codice di pratica, e quindi in questa risiede un po' quello che è la regola dell'arte, la norma UNI 11235. Vedete, c'è già una versione nuova, la versione del 2015. Che differenza c'è fra una norma di questo tipo e, per esempio, una marcatura CE? La marcatura CE non è un qualcosa che vi dà la garanzia di qualità, è un qualcosa che vi dà la garanzia che le caratteristiche dichiarate dal produttore sono effettivamente quelle, perché si riferiscono a degli standard dal punto di vista dei test, delle prove di laboratorio. In questo caso, invece, avete proprio all'interno di questa linea guida le performance minime che deve avere un sistema. Quindi riferirsi a una norma, in questo caso, vi toglie da un lato da una serie di incombenze per la scelta dei materiali, eccetera, e vi consente di lavorare di più su quello che è effettivamente il ruolo che ha il verde pensile. Devo dire appunto che i nostri sistemi sono tutti conformi alla norma, naturalmente, insomma. Quindi questo è importante, noi come altri nostri concorrenti. La norma, fra le varie cose che dice, è che ci devono essere degli strati primari. Quindi che è? Perché noi abbiamo questo progettato sulla sinistra, quello che potrebbe essere una stratigrafia di un suolo naturale, e ovviamente noi dobbiamo ricreare questa stratigrafia su un tetto, con tutte le problematiche, tutti gli aspetti nuovi, no, che uno si trova ad affrontare. Un giardiniere che lavora in genere a terra, quando va su un tetto, si trova un po' in imbarazzo, perché deve affrontare una serie di dettagli, di situazioni a cui non è abituato. Quindi vedete, qui ci sono una serie di elementi, ognuno di questi elementi nella norma viene caratterizzato. Pensate, sul substrato ci sono addirittura 3 pagine di caratteristiche. Come vi dicevo, nel 2015 cosa succede? Si sposta una gran parte delle informazioni, la norma circa viene raddoppiata come volume, e si parla a questo punto di caratteristiche di sistema. I pesi, gli spessori, che sono importantissimi per tanti aspetti, l'acqua disponibile. Cioè noi adesso proponiamo di fare tantissimo verde urbano, ma non è poi sostenibile magari fare del verde che richieda tantissima acqua per l'irrigazione. Quindi bisogna che questi sistemi siano realizzati in modo da efficientare al massimo l'acqua. Poi c'è tutto il discorso legato alla capacità drenante, alla gestione delle acque piovane, che sono legate poi al dimensionamento degli scarichi, dei serbatoi. Oggi si parla molto di serbatoi di laminazione, per esempio anche Milano recentissimamente a febbraio è uscita col RIC, il nuovo regolamento comunale, in cui si parla molto di questo, e il verde pensile è considerato una delle possibili soluzioni. Poi ci sono le prestazioni termiche, la biodiversità, l'irrigazione, che nel nostro clima è obbligatoria, e la manutenzione. Trovate tutte queste cose nella norma. Allora, per chi magari non è ancora addentro l'aspetto del verde pensile, faccio questo piccolo inciso. Ci sono 2 grandi famiglie di verde pensile. Una è quella delle coperture estensive, che di base sono estensive perché sono di bassa manutenzione. Che caratteristiche hanno? Chiaramente vengono realizzate per fornire un determinato funzione, un determinato ruolo. Sono in genere prestazioni tecniche, no? O ecosistemiche. In genere non sono fruibili, però diciamo, quindi sulla fruibilità bisogna fare un attimo una precisazione, nel senso che la fruibilità non vuol dire calpestabilità, sono 2 cose ovviamente che si sovrappongono. Uno può fare anche dei percorsi e quindi un giardino può diventare fruibile senza essere calpestabile.
Quindi quando si utilizza il verde pensile estensivo? In genere nelle opere private non residenziali, quindi i capannoni industriali, eccetera, gli ospedali, le scuole. Quella che vedete qui in questa immagine è una scuola a Pistoia. Pensate che qui c'è uno spessore di substrato solamente di 10 cm. Oggi gli estensivi stanno prendendo, diciamo, anche un'altra strada. Questo che vedete è un prato naturale. Qui ci sono 14 cm di spessore, ma è un lavoro che ha 5 anni, oggi lo facciamo con 12 cm. Vedete, è un giardino che rappresenta di più quella che è la natura intorno a noi, quello che troviamo nei prati naturali. E quindi è un sistema che è resiliente al massimo, cioè è un sistema che riesce in qualche modo ad assorbire molto bene i cambiamenti climatici. Per quanto riguarda invece le coperture intensive, chiaramente sono dei veri e propri giardini. Qui non c'è limite nella scelta delle piante, se non ovviamente quella dettata dalle condizioni climatiche, dagli limiti strutturali, architettonici. Difficilmente uno metterà un pinus pinea, che sarebbe un pino marittimo che diventa alto 30 metri sopra un tetto. E quindi ci sono dei limiti anche di buon senso. Hanno ovviamente un grande impatto estetico, uno degli obiettivi è quello, e una grande fruibilità. Il livello di manutenzione in questo caso dipende dal tipo di vegetazione, quindi chiaramente se io metto una vegetazione che richiede grande manutenzione avrò grande manutenzione, ma posso anche scegliere delle piante che ne richiedono meno. Un tappeto erboso calpestabile a questo punto è una copertura intensiva, perché chi ce l'ha o ha avuto esperienze sulla gestione di un tappeto erboso, e sa che richiede un certo impegno manutentivo. Dove si applicano? Si applicano un po' dappertutto, dai giardini privati ai giardini di rappresentanza, centri direzionali, anche coperture di garage interrati. Noi facciamo, cioè, i nostri sistemi vengono utilizzati moltissimo nelle coperture dei garage interrati. Ecco, vi mostro questo lavoro, magari che qualcuno potrà dire ma non è benissimo, certo, perché è stato fotografato ancora molti anni fa nella fase iniziale. Però qui cosa vedete? Vedete che il giardino pensile in genere di questo tipo intensivo è anche abbinato spesso con altre infrastrutture, quindi dei pavimenti che possono essere come in questo caso legno oppure grass, con delle piscine o altre cose, dei barbecue o altre applicazioni. Vedete anche che c'è una variazione di spessore, per esempio ci sono degli alberi, ci sono degli arbusti e c'è del tappeto erboso, quindi un giardino pensile offre tutta una serie di possibilità. Il cuore, anche se, come abbiamo visto prima velocemente, il verde pensile è costituito da una stratigrafia anche di materiali tecnici che vengono messi alla base, seppur molto importanti perché devono svolgere una serie di funzioni, ma le prestazioni le dà il substrato. Il substrato non è terra, è un materiale costituito prevalentemente da materiali vulcanici che danno tutta una serie di proprietà. Quindi è questo il vero cuore del sistema. Dal punto di vista tecnico, ovviamente una volta che volete affrontare il lavoro di progettazione o di realizzazione, ci sono alcune cose, noi abbiamo una checklist, quindi ci sono alcune cose che uno deve ovviamente verificare. Innanzitutto i carichi disponibili, che sono importanti sia in fase di un progetto nuovo, ma molto importanti anche in fase di ristrutturazione, perché posso avere dei carichi limitati a disposizione. La forma e il tipo di copertura, tante volte pensate anche l'inclinazione di una falda fra l'1 e il 2% può cambiare molte cose dal punto di vista dell'evacuazione delle acque. Gli spessori, come vedremo tra poco, con questi sistemi possono essere molto molto ridotti. Non si parla più di metri, no? Si parla di decine di centimetri o anche meno. E poi c'è tutta la parte relativa allo studio dei dettagli. Ecco. Dottor Casso, la interrompo perché c'è Giovanna Panella che ci chiede se può ripetere esattamente il numero della norma UNI di riferimento. Allora, la norma, torno sulla slide, faccio prima, così anche la copia, è la norma comunque, vede, UNI 11235. Siccome gira ancora da qualche parte la versione 2007, ma sapete bene quando c'è la norma nuova, quella precedente viene completamente disattivata, quindi ricordatevi di richiedere la norma 2015, si acquista, no, come tutte le altre norme, all'UNI. Torniamo sul discorso
dell'aspetto tecnico. Pensate l'importanza di pesi e spessori. Questo lavoro a Trieste, porto piccolo a Trieste, un porto turistico. Questi sono 19.000 metri quadrati, non vedete tutti perché c'è anche la parte degli estensivi in copertura. Pensate qui c'erano, se non ricordo male, 26 gru. Immaginatevi l'impatto del quantitativo di materiale che devo portare da un punto di vista logistico. Questi sono gli spessori, vedete, espressi dalla norma. Gli estensivi, che deve, appunto, dove si cerca di risparmiare, di spendere il meno possibile perché voglio avere dei benefici da un punto di vista tecnico, gli spessori sono molto limitati. Oggi, diciamo, lasciamo stare il sedum, che richiede un discorso a parte, che noi non siamo dei grandi promotori di sedum come azienda, perché non lo troviamo una tipologia di piante adatta per questo tipo di applicazione. Noi proponiamo dei prati naturali. Per un prato naturale sono sufficienti 12 centimetri. Vedete, un tappeto erboso invece è un intensivo, però bastano 15 centimetri. Non è che uno deve fare, rispetto a un terreno naturale, uno è abituato a usarne 30, 40, quindi bastano 15 o 20 se si va al sud. Un albero di terza grandezza, che arriva a 12 metri di altezza, bastano 50 centimetri. Chiaro che dopo c'è l'aspetto delle zolle, ma qui entriamo in un discorso molto molto più tecnico, applicativo, perché quello che conta soprattutto è anche l'altezza della zolla che vado a mettere, no? Cioè, anche se noi consigliamo sempre di utilizzare delle piante giovani che si adattino alla situazione locale. Vedete, qui ci sono i pesi, vedete quanto poco pesa. Per quanto riguarda gli estensivi, si parte da 120-130 kg. Un tappeto erboso viaggia intorno ai 220-230 kg. Dopo, ovviamente, uno se mette un ulivo, c'è solo il peso dell'ulivo più lo spessore. Volevo spendere due parole sulla tecnica del drenaggio continuo, che è una tecnica che abbiamo un po' portato avanti noi. In cosa consiste? L'obiettivo è quello di non avere nodi tecnici dell'impermeabilizzazione sulla copertura. La interrompo, sì. Un attimo, perché prima di passare a questo argomento le volevo chiedere, ce lo chiedi Andrea Caspoli, quando lei parla di arbusti intende che tipo di altezza massima? Ah, si può arrivare anche a 2-3 metri, sì, tranquillamente. Sono degli arbusti quindi leggeri, diciamo, no? Con un impianto più leggero. Sì. Va bene, grazie. Niente. Ecco, la tecnica del drenaggio continuo cos'è? In pratica noi cerchiamo di realizzare una camera drenante su tutta la superficie e su questa camera drenante realizzare tutto quello che c'è da fare. Quindi, come vedete nello schema sotto, posso anche fare dei getti e sotto mi rimane sempre però una camera drenante in modo da portare l'acqua dove mi è più comodo. Questo vi fa risparmiare sicuramente nei dettagli esecutivi, ma vi consente anche di risparmiare nell'impiantistica, perché portate l'acqua dove volete voi. Quindi supponete sul lato a monte, sul lato a valle, oppure di qua o di là, o insomma solo da una parte, a seconda poi dell'aspetto progettuale, no? Ecco, per riuscire a realizzare questo ci sono tre fasi innanzitutto da tenere in considerazione. Primo, questi substrati hanno un'altissima permeabilità, cioè non scorre mai acqua in superficie. Questo è un dato di fatto importantissimo. Cioè, voi vi immaginate per esempio un terreno argilloso dove piove tantissimo e l'acqua scorre in superficie? No, in questo caso no. Con i substrati a norma, e con i nostri in particolare, l'acqua scende. Cosa succede? Poi arriva il substrato. A questo punto il substrato la trattiene in parte, no? Con fenomeni che chiamano ritenzione, detenzione, eccetera. E chiaramente fa arrivare una piccola parte o una certa parte all'elemento di drenaggio. E la norma dice che questo elemento drenante va dimensionato. Vedete, sono substrati che hanno una granulometria tipo un ghiaino, no? E guardate qua, questa è una prova che abbiamo fatto con dei prati precoltivati. Vedete, non si forma pozzanghera praticamente, e quella cannetta d'acqua lì ha una portata in termini di piovosità pazzesca. Ecco, poi ovviamente qui vedete a cosa servono questi coefficienti di afflusso e deflusso, cioè questi coefficienti di attenuazione. Servono per dimensionare da un lato i sistemi di drenaggio, gli scarichi pluviali, l'elemento drenante. Dall'altro, invece, per esempio le vasche di accumulo, cosa che va adesso in molte regioni italiane, è diventato un argomento veramente importante. Ecco, vedete, c'è il pannello appunto che trasporta l'acqua,
E quindi vedete anche qua, riuscite già a capire che se io ho un'inclinazione di un solaio dell'1%, del 2%, mi può cambiare molto. E questo va dimensionato perché alla fine del percorso dell'acqua, chiaramente il mio pannello deve soddisfare la portata dell'acqua che mi arriva. Ecco qua c'è questi tre punti, questi tre fattori, vanno poi messi insieme con la forma dei pannelli. La forma dei pannelli è una specie di cassero a perdere, diciamo così, per cui io posso anche fare dei getti, vedete, come in questo caso, e l'acqua sotto scorre, quindi non ho soluzione di continuità. Vedete, qui non ho dovuto pensare a come fare il dettaglio costruttivo dell'impermeabilizzazione. Ecco, questo è un lavoro a Torino fatto qualche anno fa, questa era una corte, quindi un lavoro abbastanza tipico. Vedete che c'è di tutto su questa copertura, chiamiamola così. Vedete, c'è una fioriera con un albero, ci sono dei percorsi, del prato, delle recinzioni, degli arbusti, c'è un po' di tutto. E qui, pensate che qui non c'è soluzione di continuità sulla membrana di impermeabilizzazione, è tutta piana. Quindi avete una libertà progettuale estrema. Poi abbiamo una gamma di accessori naturalmente dedicati. Vedete, in questo caso proprio quello che è fondamentale è avere dei pozzetti di ispezione dove ci sono gli scarichi, e ce ne sono di vari tipi naturalmente a seconda di quello che serve. Però cosa vedete? Vedete che c'è sempre una fessurazione alla base. Il tema è sempre quello, non scorre mai acqua in superficie ma scorre sotto, e quindi l'acqua deve essere intercettata nella parte bassa. Poi la norma cosa dice? Che lo strato impermeabile deve risalire almeno 15 cm sopra lo strato di substrato, sopra il terriccio. E quindi questa parte qui va protetta dal punto di vista meccanico. Quindi anche in questo caso ci sono dei profili ad hoc. Altro dettaglio importantissimo è quello delle soglie. Sulla soglia ci sono qui ovviamente bisognerebbe entrare un po' nel merito, ma bisogna fare in modo che l'acqua non arrivi mai. E uno dei sistemi che va in abbinamento col dettaglio dell'impermeabilizzazione sono queste canalette drenanti a fessura. Dopo ne abbiamo anche quelle classiche, ma queste sono per noi interessantissime, vediamo che hanno una ricaduta importante con l'architetto, perché ovviamente non si vedono, perché sono 2 cm di larghezza. Poi c'è questa canaletta qui, che la usiamo anche nelle pavimentazioni, vedete, tradizionali, nei piazzali tradizionali, dove in pratica la novità cos'è? Io ho un alloggiamento, vedete, un profilo a U, sul quale posso mettere lo stesso tipo di pavimentazione, in modo che poi ho delle fessurazioni laterali che quindi si mascherano benissimo, non ho soluzione di continuità estetica e riesco a portare via l'acqua. In questo caso la canaletta vedete drenante, ma può essere anche chiusa. Poi ci sono tutta una serie di profili, come in questo caso, questo è il Lidl di via Bologna a Torino, che andate su internet e cercatelo, perché ci sono dei bei servizi anche su questo lavoro. Questi sono, qui verranno realizzati degli orti, e questi sono i percorsi pedonali. Vedete, i profili alla base seguono sempre lo stesso discorso, ci sono le fessure, che ovviamente io qua avevo scavato un po', no, per mostrare, perché se no non le vede. Ultima cosa, ci sono poi i sistemi di sicurezza. Sui tetti estensivi spesso non ci sono i parapetti, quindi uno deve predisporre obbligatoriamente dei sistemi di sicurezza, delle linee vita. Ecco, una delle cose più a rischio in un verde pensiero o comunque in una copertura è il passaggio. Se io vado a fissare il mio paletto sul solaio, devo perforare l'impermeabilizzazione, e quello diventa un punto di rischio. Noi cosa abbiamo fatto? Insieme con un'azienda primaria italiana, anche diciamo a livello europeo, devo dire, sono bravissimi, abbiamo realizzato, vedete, un sistema che lavora in zavorra. Quindi in questa è una giocina strutturale che va riempita con il substrato. Poi c'è questa specie di elemento che poi diventa una croce, viene fissato su questo elemento strutturale, io zavorro tutto e ho un sistema di fissaggio zavorrato, quindi non devo perforare l'impermeabilizzazione. Il futuro è questo, vedete, secondo noi, non solo i lavori grandi, adesso ovviamente noi facciamo... Se guardate il nostro sito troverete un sacco di referenze importantissime, però la vera sfida è quella di avere un giardino diffuso, perché se noi abbiamo tantissimi giardini, non solo sui tetti ovviamente, anche a terra eccetera, posso effettivamente avere un effetto importante dal punto di vista urbanistico, quindi riesco a abbattere l'isola di calore, a regimare le acque eccetera, però ce ne devono essere parecchi per fare questo. Quindi mi piaceva abbinare queste due cose, questo lavoro piccolo
dove c'è un po' di tutto, vedete, c'è la pavimentazione, c'è il tappeto erboso e ci sono le aiuole perimetrali. Ecco, cosa offriamo noi come azienda? Innanzitutto, come avrete capito, una vasta gamma di sistemi, perché i sistemi ne abbiamo visto due, estensivi ed intensivi, però ognuno poi viene declinato in varie tipologie. Una vasta gamma di accessori dedicati e specifici per il verde pensile. Poi, quello che ci caratterizza un po', molto, anzi direi, il supporto tecnico. Quindi possiamo supportarvi nella scelta del sistema, ma non solo. Vi possiamo dare una mano a voi o ai vostri tecnici per quanto riguarda le verifiche idrauliche. Possiamo darvi dati sui discorsi per l'isolamento termico, per l'efficientamento, no, energetico. Possiamo indirizzarvi su soluzioni con alto livello di biodiversità e poi tutto il discorso della soluzione dei nodi tecnici. La documentazione tecnica che abbiamo, possiamo darvi chiaramente voci di capitolato, schede tecniche, voci di elenco prezzi, e dopo se andate anche nel nostro sito oppure con la manualistica potete vedere, potete ricevere diversi approfondimenti tecnici. Ma già sul sito ci sono tantissime cose, se andate sul sito Area Tecnica trovate un sacco di approfondimenti. E poi sul territorio, questo è anche un'altra cosa che ci caratterizza, abbiamo una rete di agenti tecnici che vi danno sia una prima assistenza tecnica, poi anche commerciale per quanto riguarda gli operatori, gli installatori, ma soprattutto hanno il compito di creare una rete relazionale, che in questo momento, dal punto di vista del verde, è importantissima. Cioè bisogna muovere, visto che non arriva o arriva poco dall'alto, dal punto di vista della spinta sul verde urbano, bisogna far partire un movimento dal basso. Quindi io concludo dicendo che abbiamo un ottimo sito, andate a vedere le referenze, vedete abbiamo appena messo il nuovo reference book, sì, dove trovate i lavori di questi 17 anni, i principali ovviamente, dove spesso trovate articoli, cose eccetera che abbiamo realizzato. Bene, dottor Crasso, ho un po' di domande, le metto tutte, come dire, di seguito, non ho voluto interromperla per... Rolando Belvedere ci chiede se può ripetere per cortesia il peso del substrato al metro cubo. Sì, il substrato quando è completamente saturo pesa, a seconda dei tipi, perché ne abbiamo diversi, pesa dai 1200-1400 kg al metro cubo, completamente saturato d'acqua. Benissimo. Quando dico saturato d'acqua dico con tutta l'acqua che può contenere, però sgrondato. Chiaramente, no? Certo. Invece Manfredi Stauffen ci chiede se è possibile un attimo rivedere le stratigrafie. Sì. Dei due, diciamo, sistemi. Poi qui sì, allora le stratigrafie, quella qua, diciamo, partiamo da questa. Vedete, in genere c'è un elemento di protezione meccanica. Per gli estensivi in genere si usano dei geotessili che hanno una funzione sia di protezione anche di accumulo idrico. Abbiamo, e qui bisognerebbe aprire un capitolo importante per capire come funziona il rapporto fra pianta e disponibilità idrica. Comunque abbiamo dei geotessili che danno una disponibilità, diciamo, d'acqua abbastanza a breve. Abbiamo altri geotessili che invece danno una disponibilità d'acqua più lenta, cioè la pianta fa una certa fatica per tirarla fuori. Poi c'è un elemento, vedete, che ha una funzione di accumulo d'acqua, però qui da noi nel clima mediterraneo questo è relativamente importante, in realtà serve più che altro per raccogliere quel poco di condensa che si forma durante la notte. Questo è una grande differenza fra i nostri sistemi e quelli europei, centro-europei, lì effettivamente la ritenzione idrica è molto importante. Qui da noi non è molto importante perché la pianta, quell'acqua lì, la sente come un'acqua che noi chiamiamo libera e se la beve subito. Poi c'è un elemento filtrante. L'elemento filtrante è importantissimo perché ovviamente va dimensionato per quanto riguarda l'apertura dei pori e la permeabilità in funzione della granulometria del substrato. Chiaramente noi abbiamo un'esperienza trentennale, quasi di 40 anni nel campo dei geosintetici e quindi abbiamo, insomma, la facoltà di calibrarlo. Poi c'è il substrato e la vegetazione. Okay. Intensivi non cambiano molto in realtà. Quello che cambia in genere è lo spessore e la forma del pannello. Può cambiare l'elemento
di protezione meccanica, perché a volte può essere la necessità di metterne uno più robusto. Il filtro è sempre lo stesso e può cambiare lo spessore di substrato. Bene. Senta, un'altra domanda. È possibile avere, diciamo, un consiglio che lei dà, ce lo fa Francesca Steiner, su quale sistema di ancoraggio lei consiglia per gli alberi, nel caso ovviamente di un tetto verde a giardino, per intenderci? Ecco, la domanda è interessante, perché allora ci sono dei sistemi più o meno evoluti. Un sistema abbastanza, come dire, chiamiamolo rustico, chiamiamolo molto basico, così, è molto semplice. In pratica, sopra l'elemento filtrante si va a posizionare, per esempio, una rete elettrosaldata. Su quella si mette la zolla e si lega con delle cinghie. Per carità, oggi però esistono dei sistemi professionali molto più seri. Però questo funziona abbastanza bene. Anche se la rete poi si arrugginisce, non è un problema, perché il problema è tenere la pianta nelle prime fasi, finché ha allargato le radici. Dopo la pianta non ha più problemi. L'importante, certo, è dare lo spazio per allargare le radici. Certo. Invece Andrea Caspoli Vasse le chiede se ci sono delle particolari indicazioni che consiglia per quanto riguarda l'impianto di irrigazione a superficie. E questo dipende molto dal tipo di vegetazione. Sono gli spessori minimi, scusi, tra 10-12 centimetri. Anche lì dipende dal tipo di vegetazione. Per esempio, se io ho una copertura sedum, il tipo di irrigazione deve essere a pioggia, come si fa per un tappeto erboso, per esempio. Sì. Se ho per esempio dei piccoli arbusti, no, tipo, non so, rosmarino e salvia e tutte queste cose qui, allora lì è meglio un'ala gocciolante. In alcuni casi noi consigliamo anche la subirrigazione, per esempio nel prato naturale può essere una soluzione. Qui sono queste tre tipologie, ma si legano un po' al tipo di vegetazione. Per esempio quella che vediamo qui in figura, che è un mesembriantemum, qui va benissimo un impianto ad ala gocciolante. Certo, poi ci chiedono, quando si fa riferimento allo spessore 10, 12, 15, è inteso lo spessore del terreno con tutto il sistema compreso, tutto il pacchetto? No, quando io parlo di spessori di substrato. Diciamo l'elemento sotto il pacchetto, chiamiamolo tecnologico, quello può variare dai 3 cm agli 8 circa, a seconda della tipologia di pannello. Quindi vanno sommate le due? Vanno sommate, sì. Diciamo che lo spessore minimo sarebbero 3 cm di sistema tecnologico più 8 di substrato, quindi arriviamo a 11 cm. Questo è il minimo che si può fare. E il massimo, ovviamente. Il massimo non ci sono limiti, nel senso che uno può mettere tutto quello che vuole. I limiti non sono più quelli del sistema, ma i limiti del solaio, della portata del solaio o altre limitazioni. Allora, poi andiamo veloci perché sono tante le domande. Per copertura prato naturale cosa si intende? Piante, lei ha già risposto, perché qui chiedevano il sedum, ma lei ha già detto che non siete particolarmente sostenitori del sedum, diciamo, sono altre soluzioni. Sì, allora innanzitutto non vanno confusi prato fiorito e prato naturale, perché voi sul mercato trovate dei prati fioriti che hanno lo scopo di dare delle belle fioriture il primo anno, poi però la cosa non si sviluppa. Invece c'è una ditta di Udine con cui collaboriamo, si chiama Semenostrum, che ha messo a punto una miscela dinamica. Cosa vuol dire? Che hanno selezionato una serie di piante che vanno bene, diciamo, per fino al centro-sud d'Italia, dal nord più estremo fino al sud, abbiamo fatto ormai tantissimi lavori, ed è costituita da un'associazione di piante. Sì. Cioè sono piante che ovviamente che stanno bene insieme. All'inizio sono circa 50% perenni, 50% annuali, poi i primi due anni si fanno due sfalci solamente all'anno, e poi, come in questo caso vedete, si fa uno sfalcio solo in primavera. Sì, è un miscuglio molto valido. Valentina Greselin ci chiede, esiste un rischio in caso di piogge molto molto forti, esiste un rischio di galleggiamento? È bellissima la domanda, nel senso che
se io ho dimensionato correttamente il mio elemento di drenaggio e ovviamente gli scarichi, questo problema non l'avrò mai. Il discorso diventa effettivamente critico se ho dimensionato male il pannello di drenaggio. Certo. Se mi si intasano gli scarichi, ma anche lì poi dipende dal tipo di pannello. Se per esempio io metto come drenante un pannello di polistirolo alto 8 cm, quello lì ovviamente se il tetto si allaga avrò una spinta pari agli 8 cm del pannello, quindi dipende anche poi dalla tipologia di pannello che si mette. Certo, invece di Staufen ci chiede, il giardino pensile ha una funzione anche di coinventazione e nel caso può godere degli sgravi relativi al bonus energetico? Sì, allora ci sono due aspetti da dire. Uno è che il verde pensile chiaramente funziona molto bene d'estate. Abbiamo tutta una serie di sperimentazioni, poi lì bisognerebbe approfondire, ma andando sul nostro sito si trovano queste informazioni. Naturalmente, per il calcolo termotecnico e per avere i contributi fiscali, è importante la coimentazione invernale. E quindi cosa succede? Abbiamo fatto col CNR, proprio per questo motivo, abbiamo fatto dei test sulla conducibilità termica del substrato. Quindi anche in fase sia secca, diciamo con umidità del 50% completamente saturo. Quindi volendo ci potete mettere in contatto, o se siete voi di termotecnico, oppure in contatto con il termotecnico, e siamo in grado di dare questi valori. Devo essere sincero, questi valori dal punto di vista invernale non sono eccezionali, però vi consentono, se ci sono le condizioni, questo rispondo anche alla seconda parte della domanda, se ci sono le condizioni per richiedere lo sgravio fiscale, mi consente di considerare il giardino come un vero e proprio elemento di coibentazione. Certo, invece Francesca Steiner chiede, ma qual è l'elemento ultraleggero che si può utilizzare per portare in quota desiderata lo strato sotto, diciamo, quello pensile? Esiste? Allora, noi abbiamo, abbiamo varie possibilità. Allora, dipende sempre dalla stratigrafia. Possiamo utilizzare una miscela, allora, perché sì, bisogna dire anche un'altra cosa, più di 30-40 cm di substrato noi non li mettiamo mai. Se abbiamo spessori elevati, mettiamo uno strato di compensazione, quindi che può essere una miscela di lapilla, oppure può essere l'adrenalifo zeolitico, che utilizziamo noi, oppure adesso come un materiale ultraleggero abbiamo una ghiaia espansa che ha un peso limitatissimo, stiamo parlando di tipo 300 kg metro cubo circa, e quindi pesa veramente poco, e con questo si può portare e compensare gli spessori. Adesso le faccio un po' di domande, abbiamo poco tempo, sono un po', quindi allora, per quanto riguarda Stefano Melli ci chiede cosa ne pensa delle legame tra verde pensile, coltivazione orticola come possibile sviluppo, questo lei in qualche modo l'aveva già fatto vedere prima. Dipende su che scala. Allora, per esempio lì sul Lidl daranno, abbiamo anche altri esempi di orti. Se uno allora, c'è l'orto che uno si fa in casa sul tetto, funziona benissimo, abbiamo vari casi. Abbiamo anche casi in cui per esempio abbiamo un giardiniere delle Marche che fa proprio delle fioriere per persone anziane, perché questi substrati sono facilmente lavorabili e quindi uno li può fare anche magari a livello di altezza un metro. Se invece parliamo di, oppure ecco c'è il caso di Lidl dove daranno in affidamento, o se l'hanno già dato penso, a un'azienda per la coltivazione degli ortaggi. Se invece parliamo di scala industriale, come si vede, no? New York, queste cose qui, queste esperienze così non abbiamo, devo essere sincero, ancora in Italia. Così estese. Johnny dice, qual è la massima pendenza per una copertura intensiva? Per quanto riguarda le pendenze, allora noi fino al 8% lo consideriamo orizzontale. Poi, se andiamo, 8 gradi, se andiamo invece su pendenze maggiori, allora arriviamo, da un punto di vista ancora accettabile, da un punto di vista economico, possiamo arrivare sui 20-25 gradi. Quando si va oltre i 25 gradi, quindi si arriva sui 30 e così, allora
lì vedo un limite per quanto riguarda gli intensivi, perché diventa, perché cosa succede? L'angolo di attrito interno del substrato diventa, non è sufficiente per star su da solo. Certo, cioè Quindi perché devo mettere dei materiali che lo tengono su. quello Quindi che sì, diceva c'è Pier prima, esatto. certo. Invece Elisabetta Calegaro chiede, lo strato antiradice garantisce sempre la tenuta della spinta della radice degli arbusti fino a 3 metri di altezza? Ci sono casi, ci sono stati, secondo la vostra esperienza, dei casi di sfondamento del telo antiradice per la spinta? È una domanda delicata, nel senso che lì dipende molto dalla qualità dell'impermeabilizzazione, allora, e del tipo. Noi per avere la sicurezza proponiamo dei manti sintetici, quindi che possono essere PVC, poliolefine, eccetera. Si usano anche le membrane bituminose. Ecco, tenete presente che la membrana bituminosa, il bitume di sé, è un nutriente per le piante. Quindi esistono delle ottime membrane bituminose che sono effettivamente antiradice, bisogna usare quelle. E se no si rischia. Se no si rischia. E poi ancora, Verticalmente dice: ho una copertura piana esistente di un'autorimessa che è già finita con la guaina bituminosa, dove però non c'è alcun elemento di bordo per contenere la terra. Come posso procedere in questo caso? Direi che bisogna costruirlo un bordo di contenimento. In realtà abbiamo una tecnica che consente di farlo in maniera agevole, però magari se ci contatta non ci vediamo mai in Esatto, Italia. Sì, c'è intanto, la tecnica per farlo. certo, e ancora una domanda, su copertura pensile molto pendente posso usare l'idrosemina? Sì, allora l'idrosemina è solo una tecnica per seminare. Il discorso è casomai diverso perché l'idrosemina la vengono a farci, diciamo, è sostenibile dal punto di vista dei costi se le superfici sono molto grandi, però Certo. come tecnica va benissimo, perché no? Certo. Certo. Senta, adesso una domanda delicata. E i costi? Ma i costi sono molto più bassi, e non mi vergogno a dirlo, perché sono molto più bassi di quello che uno pensa. Così, Allora, grandi linee, diciamo, volendo sì, darti no, ragione. non voglio eludere la domanda. Allora ci arrivo. Faccio ancora però una piccola premessa. Sì. Allora, mi riferisco a una superficie di circa 300-500 metri quadri, ok? Sì. Perché se le superfici sono più piccole o molto piccole, allora lì il costo è più della manodopera che del sistema. Allora io ho Certo. circa questi prezzi qui. Allora, per quanto riguarda un estensivo, diciamo un po'. A seconda del tipo, eccetera, no? Dai 60 agli 80 euro finito. Se invece parliamo di un intensivo, allora faccio le sbliss. Ci sono mille possibilità, quindi è difficile da un prezzo. Do un prezzo di un tappeto erboso con circa un 30% di superficie coperta da arbusti, ok? Allora lì viaggiamo sui 100-120 euro a metro quadro. Dopo, chiaro, bisogna entrare nel merito, eh? Questi sono numeri un po'. Così per Certo, darvi un'idea. dopo quando si supera, diciamo, questo standard si entra in quelli che sono i costi di realizzazione di un giardino medio, cioè se si fa la piscina o si fanno i camminamenti o i pavimenti, quello è chiaramente da riferirsi in quel senso, Sì, ma giusto? costa meno, dottoressa, per esempio, il verde costa meno di un pavimento di legno per esterno, per capirsi. Questo è importante come Certo, paragone. questo è importante. Bene, io le domande sono esaurite, io vi ringrazio enormemente con alcune informazioni di servizio. Allora, per chi non ha potuto seguire oggi il nostro live di questa iniziativa, appunto, un po' non convenzionale di formazione che Paesaggio ha voluto lanciare. Questa presentazione resterà ancora disponibile per 2 o 3 giorni, sia nel canale Facebook, scusate, sia nel canale YouTube. Aggiungo che chiunque voglia avere informazioni, ci mettiamo a disposizione, può utilizzare il sito comunicazione@paesaggio.it come mail oppure andare sul nostro sito. Per quanto riguarda invece informazioni dirette, credo che ci sia una slide
conclusiva in ogni caso che il dottor Classo ci ha fatto vedere, dove è possibile visionare altre referenze, giusto Classo, avere delle informazioni, sì, e quanto altro disponibile. In ogni caso, qualsiasi domanda vogliate fare, noi la inoltreremo direttamente a lei. Bene, vi ringrazio molto il dottor Classo, che è stato brillante, e ci vediamo quindi domani con il nostro prossimo appuntamento. Grazie mille, arrivederci. Grazie, buona serata a tutti, buona serata.